7? Sì. Ok, buonasera a tutti, se vogliamo possiamo anche iniziare. Allora, salve e benvenuti a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare il dirigente e tutti i docenti che hanno collaborato alla realizzazione del progetto Agricolture in questa sede di Ardea. Un sentito grazie anche a tutti voi che siete venuti qui questo pomeriggio. Agricolture vuole essere un seme che stimoli curiosità verso la conoscenza del patrimonio storico, culturale, agricolo ed archeologico del Lazio. Il progetto si articolerà in 10 sedi: Alatri, Anzio, Aprilia, Ardea, Guidonia, Latina, Nettuno, Pomezia, Rieti e Viterbo. Ogni sede ha corsi propri e tematiche relative al territorio di appartenenza. Attraverso la piattaforma dell'Associazione Italia Antica è possibile visionare le lezioni tenute qui ad Ardea ed anche quelle nelle altre sedi. Partecipare ad un intero modulo di 4 lezioni per un docente dà accesso alla certificazione delle competenze come esperto formatore del patrimonio storico-culturale del Lazio. Invece agli studenti delle scuole superiori concede credito formativo per l'esame di Stato. Il modulo di Ardea si chiama Territorio, Agricoltura Industriale tra Mondo Antico e Modernità. Il titolo della lezione di questo pomeriggio è Risorse e Produzione tra Ardea e Lanubio. Corrado Lampe ci guiderà in questa straordinaria scoperta del nostro territorio, il cosiddetto Latium Vetus, offrendoci dapprima un rapido panorama storico che faccia ben comprendere i suoi cambiamenti ed evoluzioni nel tempo, soffermandosi poi su aspetti come agricoltura, caccia, pesca ed allevamento sia fisso che transumante. Corrado Lampe è un esperto conoscitore del nostro territorio. È stato ispettore onorario per il patrimonio storico ed archeologico del comune di Lanubio ed attualmente lo è per il patrimonio archivistico. Grazie al suo operato è stata ottenuta la riapertura del Museo Civico di Lanubio ed anche la salvaguardia di diversi siti archeologici. Ha operato come ausiliario polizia giudiziaria del nucleo tutela patrimonio artistico dei Carabinieri, partecipando al recupero di numerosi oggetti artistici trafugati. È iscritto all'albo dei giornalisti. Ha lavorato come editore o consulente di varie testate giornalistiche come i Castelli Romani, la Gazzetta dell'Antiquario, il Touring Club, per dirne solamente qualcuno. Ed ha anche collaborato con diversi quotidiani molto importanti come ad esempio Il Messaggero, Il Tempo, La Repubblica, eccetera. Quindi è con grande piacere che vorrei ora presentarvi e lasciare la parola a Corrado Lampe. Oddio, ho cominciato bene. Questa presentazione mi mette nella necessità di fare veramente qualcosa di serio. Allora, no, l'avrei fatto comunque. Io ringrazio innanzitutto di essere stato invitato qui perché mi è dato questa occasione di presentare un po' di cose, almeno il lavoro fatto in tanti anni di ricerca si paga. E poi ringrazio anche i presenti che spero troveranno interessante quello che racconterò. Io cercherò di fare una cosa possibilmente semplice e cercherò di darò comunque tanti dati, poi spero che qualcosa possa rimanere utile. Non darò con troppa precisione date o cose perché non farò un cioè non è che primo perché rischio di ricordarmele sbagliate io e secondo perché poi è un carico eccessivo e magari ci si perde nel particolare e non si capisce l'insieme. Latium Vetus abbiamo detto, ecco perché Ardea e Lanubio come due punti estremi dello stesso territorio, questo è un territorio non secondario, perché in questo territorio si è sviluppata la lingua latina, che è la lingua che ha più di tutte le altre
lingue influenzato la lingua a livello globale. Oggi sono gran parte di parole che si capiscono in tutto il mondo indipendentemente dalla lingua provengono dal latino, attraverso anche altro, per esempio l'inglese che ha portato in giro parole latine in tutto il mondo, tanto che quando poi si parla di par condicio ci sta gente che pensa che sia una parola inglese. Ma questo per dire quanto è importante questo territorio, perché da qui viene veramente venuto un input incredibile, non si sa come, ma da questo territorio è partita l'avventura dell'impero romano, che è stato il più grande impero. Potremmo essere anche orgogliosi, ma come ci comportiamo oggi in Italia forse dovremmo stare un po' vergognarci pure un po' con un passato del genere, quello che sta succedendo attualmente in Italia. Chiusa l'introduzione. Seconda cosa, io spero proprio di non turbare l'animo di chi ha delle idee già ben formate e certe e sicure, perché è troppo comodo adagiarsi su un'idea preconfezionata, per cui uno accetta quello che sente per la prima volta e poi dopo per tutta la sua vita sarà quell'idea. Invece non sempre è così, cercherò pure di dimostrarvelo con una cosa che apparentemente non c'entra. Ma faccio una domanda: voi sapete le arance come vengono chiamate dialettalmente? Come le chiamano? A Roma le chiamavano così, a Napoli ancora ce le chiamano? Bravi, c'è pure qualcuno di Napoli, ho sentito. Corretto. Come? Portuale, benissimo. Allora, ma le arance da dove vengono, scusate? Dalla Sicilia. No, e chi ce l'avrebbe portata in Sicilia? Avete detto agli arabi, benissimo. Allora, gli arabi, adesso spiegatemi una cosa, perché queste arance si chiamano portogalli e vengono forse dal Portogallo, ma adesso ci dicono che le hanno portate gli arabi? Allora andiamo a vedere come li chiamano gli arabi. Qualcuno sa come gli arabi chiamano le arance? Scusi, ripete come li chiamano in Calabria? Così li chiamano, esattamente così, portogallo. Non c'entra niente. Anche gli arabi li chiamano portuale perché vengono dal Portogallo, perché sono stati i portoghesi che hanno portato le arance in Europa, dalla Cina passando per il Brasile. Allora, voglio dire, tutti eravamo convinti che sono stati gli arabi, non erano, non c'entrano niente gli arabi. Questa qui è una cosa che viene da Michele Amani, storico degli arabi in Sicilia, che tutto quello che lui non riusciva a spiegare lo attribuiva agli arabi, per cui anche le arance a sto punto è attribuita agli arabi. Questo me l'ha spiegato uno storico siciliano e questa cosa l'ho trovata troppo divertente. Allora, voglio dire, adesso che stiamo qua, voi vi siete mai chiesti perché la via Laurentina porta ad Ardea e la via Ardeatina non porta ad Ardea? Scusate, allora c'è qualcosa che non funziona. Questo, voglio dire, quando leggiamo una cosa dobbiamo sempre stare attenti a quello che stiamo leggendo, perché qualcuno potrebbe starci fregando, no? Ci sta cercando di fregarci e noi ci lasciamo sempre fregare con grande semplicità, per cui sempre dubbiosi quando dobbiamo andare a affrontare una cosa, anche perché voi dovrete, se applicate queste cose nei corsi con i ragazzi, dovete stare attenti, perché ci stanno poi degli scolari pessimi che fanno domande. Ma è successo a me, io ero un pessimo scolaro e mi sono rovinato la vita dopo che la maestra di storia, cioè io ho fatto la scuola tedesca, però c'era pure la maestra a Roma, c'era la maestra italiana che doveva farci anche storia patria, perché stava in un accordo del 24, per cui doveva per forza. E raccontò l'impresa di Mille, che per me era una cosa un po' nuova, che sentivo, ascoltavo, parlare di questo Garibaldi che era repubblicano, che poi va a Napoli e consegna un regno a un altro re. Io ho ascoltato questa storia, no? Riassuntino buono del risorgimento, l'ho fatto. Allora ho detto, scusi, ma Garibaldi mo era repubblicano o monarchico? Per poco come si mangia. Allora voglio dire, bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti a volte quando si trattano queste cose. Dunque, cominciamo con la prima cartina, ho detto il territorio. America. Esistono cartine molto più antiche, no, era la foto sotto, Amedi, Arde Amedi, quella lì. Dunque, questa qua è una carta che è della metà del 600 e questa carta è stata fatta, ne esistono anche di precedenti più antiche,
Però, dato che non si avevano dati attuali, perché non avevano fatto misurazioni e a volte non si conosceva nemmeno bene quello che c'era fuori Roma, le cartine erano un po' di fantasia, erano ricostruzioni ideali fatte sulla base di dati addirittura di epoca romana. Questa è forse, di questo Ametia, è la prima carta che ha un rapporto reale con il territorio, perché è stata basata addirittura sul catalogo, sul catasto alessandrino, che è poi quello che vedremo alla fine. E qua vediamo queste strade. Allora, noi abbiamo sempre sentito dire che la campagna romana era quasi un deserto, no? Quando leggiamo del Grand Tour, i viaggiatori, questo deserto che c'era intorno a Roma, quando ci parlano dell'Unità d'Italia, di questi piemontesi che arrivano e vedono questa città in mezzo al deserto. Ma è un deserto molto abitato, curiosamente, per cui non so se la parola deserto fosse corretta. E questo lo vediamo anche dal fatto che già nel 600 c'era una fitta rete di strade. Ora, una strada esiste se c'è qualcuno che si muove in un territorio. Se non c'è nessuno che non si muove, chiaramente non ci stanno strade. Ma nella campagna romana ci sono sempre state strade, ci sono sempre stati molti luoghi, infatti sono anche un sacco di nomi, e poi dopo dovremo affrontare pure il problema dei nomi. E qua vediamo pure che ci sta la via Ardeatina. Qua c'è scritto Ardeatina, vedete qua sopra, no? C'è scritto Ardeatina, ma in realtà questo qua è più o meno il percorso di quella che oggi si chiama Laurentina. E allora affrontiamo un attimo questo, ma perché si chiama Laurentina quando in realtà è l'Ardeatina? Io ho letto vari autori di cui parleremo dopo e ognuno ha la sua ipotesi, si fanno 10.000 ipotesi, ma nessuno dà una risposta molto chiara. Però non fanno nemmeno ipotesi che secondo me potrebbero essere più plausibili. C'è di mezzo un problema. Le strade appartengono di solito a un'epoca. Ci sono quelle di un'epoca che sopravvivono e quelle di un'epoca che si sovrappongono o che sostituiscono, e ci sono strade che nascono nuove. In epoca romana le strade hanno una caratteristica, forse già lo saprete, sono le più dritte possibili. Pensate all'Appia, no? La fettuccia, la Bretella, no, così è la fettuccia. Invece le strade medievali hanno un'altra caratteristica, che è quella di essere estremamente tortuose. Di solito sono così perché cercano sempre i tratti più comodi, dato che non avevano la tecnologia, non usavano più la tecnologia che avevano i romani, che si potevano permettere costruzioni pazzesche perché riuscivano a fare le strade dritte. Loro andavano così, dove si andava, magari allungavano un po' la strada, però andavano tranquilli. La Laurentina, in effetti, se ne conoscete il tracciato, anche vecchio, passa accanto alla Basilica di San Paolo quando esce da Roma, esce fra l'altro dalla via Ostiense, perché l'Ardeatina anticamente usciva dalla porta di San Sebastiano, cioè dalla porta Appia. Invece questa esce dalla porta Ostiense, passa accanto a San Paolo, passa accanto alle Tre Fontane, prosegue poi per la campagna, fa vari giri, varie curve ed arriva non direttamente dentro Ardea, perché se ci avete fatto caso, davanti a Ardea fa una curva e prosegue, e dove finisce? Finisce dopo Ardea, finisce a Tor San Lorenzo. Lorenzo, Laurentina, ma non è che forse non era la strada che nel Medioevo, quando Ardea forse era abbandonata, arrivava a San Lorenzo? Un'ipotesi, io non vi dico che sia questa la risposta, però voglio dire, inizia in un posto che è Roma e finisce in un posto che si chiama San Lorenzo, perché non è forse il luogo, perché le strade a volte hanno questa caratteristica, che prendono il nome del luogo in cui vanno. A San Lorenzo che ci sta? A San Lorenzo ci stava una torre, dove? Eccola qua, Torre di San Lorenzo, qui. C'è vicino anche un casale, poi dopo lo vedremo meglio, perché ce la vedremo da vicino. Ci stanno un sacco di altri edifici, o avanzi di altri edifici. Ma in più, e questa è una cosa inedita, che vi posso dire io perché lo posso dimostrare con i fatti, da ragazzino, a 14 anni, attorno conoscete là dove sta, dopo Tor San Lorenzo sta il Colle Romito, quella zona marina di Tor San Lorenzo, lì furono spianate le dune. E sotto le dune c'era un sepolcreto, che era chiaramente stato completamente distrutto. Io allora raccolsi 700 monete che andavano dal
IV secolo al VI, VII secolo d.C. Questo vuol dire che Tor San Lorenzo nel Medioevo, nell'Alto Medioevo, era un grosso centro, perché il Sepolcreto si estendeva quasi su tutta la zona al di sotto di quello che oggi è Marina di Tor San Lorenzo. Le monete le ho consegnate allora al Museo dell'Alto Medioevo e stanno ancora lì in cassaforte, già due volte gli ho scritto che fine hanno fatto, cioè sì, adesso vediamo, le studiamo, ma stanno lì. Per cui la notizia è inedita e ve la posso dare qui proprio fresca fresca dopo 40 anni, ve la posso dare come notizia inedita. Per cui San Lorenzo era importante quando ormai l'impero romano, si può dire che era crollato, andava avanti e ci doveva essere qualche cosa di grosso, qualcosa di importante. Ora, perché si chiama San Lorenzo? Perché noi oggi, nella nostra epoca un po' sciagurata, diamo i nomi a caso, pensate, qua si chiama Nuova Florida, c'entriamo noi con la Florida. Però se chiamavano un posto San Lorenzo e c'è stata la cappella di San Lorenzo, ci doveva essere per forza un motivo, perché allora i nomi non si davano a caso. E qua faccio una piccola parentesi su lui. Noi troviamo nelle campagne romane nomi di chiarissima origine romana. E non è che si sono conservati perché si sono tramandati di padre in figlio la memoria del nome di un luogo. Un luogo mantiene il proprio nome solo se c'è una continuazione, una continuità abitativa. Cioè se un posto si chiama, che ne so, Priscianum, dicono a caso, che si chiama ancora oggi Presciano, vuol dire che là c'è stata sempre una presenza umana, per cui si sono tramandati il nome. Restano i nomi, per esempio, di emergenze molto alte, cose che vedono talmente tante persone che anche da molti chilometri vedono quel luogo e si mantiene anche la memoria di quel nome. Monte Albano, sarebbe Monte Calo, ma voglio dire, è stato anche sempre chiamato Monte Albano perché è il nome antico, con l'Etna che cambia nome, ma se prima era la montagna diventa poi il Gebel e diventa il Mongibello, per cui diventa il nome antico e uno sovrapposto dopo, ma voglio dire, alcuni nomi si mantengono. Poi ci sono nomi nuovi che vengono col tempo. E ci sono tantissimi nomi, li vedete pure qua, ci sono tantissimi nomi, alcuni sono di derivazione corta, il faro di Annia Perenna, che viene citato molto presto da alcuni storici della campagna romana e viene riportato sempre nelle carte quando non si sa nemmeno esattamente dove stia, però dice stava più o meno a quell'altezza e lo rimettono nelle cartine perché era un fatto storico che era interessante. Ma poi ci sono un sacco di nomi di santi, Santa Procula, oppure che ne so, Casetta delle Monache, no? Insomma, sono tanti i nomi, adesso qua non ce ne sono tanti perché magari non ce ne sono, ma sono tanti, oppure che ne so, Fontana del Romito, questa è sopra la Marina di Tor San Lorenzo che è qui. Comunque ci stanno un sacco di nomi di santi. Questo ha un motivo ben preciso, perché nella campagna romana c'erano tantissime proprietà di enti religiosi e questi enti religiosi diventano proprietari di queste zone e danno loro il proprio nome nel momento in cui diventano proprietari. Allora a questo punto, se qua si chiama San Lorenzo, ecco qua San Lorenzo, ci deve essere una chiesa, un monastero romano di San Lorenzo che era proprietario di questo territorio. Ora, non abbiamo documenti che ci dicono esattamente quale, perché San Lorenzo di Lucina non è, San Lorenzo in Miranda non è, San Lorenzo della Fonte, non so, vi dico tutte le San Lorenzo che ci stanno a Roma, nessuno, nemmeno San Lorenzo, la chiesa di San Lorenzo in Campoverano, che sarebbe la basilica di San Lorenzo, nemmeno quella, perché aveva le proprietà da tutta un'altra parte, perché si sanno dove avevano le proprietà. C'è una sola chiesa che rimane, una volta tutte queste altre, che era San Lorenzo in Palazzo, o in Palazio, che sarebbe la Scala Santa, perché quella era anticamente la cappella papale della Scala Santa, del Laterano, il Palazzo del Laterano, come voi sapete, è una donazione costantiniana, cioè fu Costantino a dotare le varie chiese di fondi e terreni, che ne dicano
tanti puristi dicono che tutto inventato, non è vero, non ho inventato più niente, è così. Ebbene, nell'elenco dei beni che Costantino dà al Laterano, che era la chiesa principale di Roma, non era San Pietro, ed era anche la sede del Vescovo di Roma, e lo è tuttora sede del Vescovo di Roma, e San Lorenzo in Palazzo, che oggi è la Scala Santa, era la cappella privata del Papa, tra le varie cose che lui dona al Laterano come insieme, ci stanno anche una massa auriana in territorio laurentino, la massa urbana in territorio anziano, che sarebbe Anzio, e la massa sentiliana in territorio ardeatino. Vuol dire che il Laterano aveva delle proprietà in questa zona, questa proprietà si è persa, chissà dov'è, però non dico che è così, attenzione, potrebbe essere utile, magari facendo delle ricerche si troverà anche un giorno la conferma, ma potrebbe essere a questo punto che San Lorenzo si chiama San Lorenzo perché era una proprietà della Basilica Ardeatina, e questo spiegherebbe anche l'insediamento. Infatti le monete andavano da Costantino fino ai re Godi, si arrivava fino al VII-VIII secolo d.C., poi altre non le ho provate, ma per quello che c'è da via, ormai stavo lottizzando, perché figurate, arriva il ragazzino che va lì brufolando, poi avevo pure segnalato la cosa ai carabinieri, per questo stavo dicendo. E allora ho cominciato molto presto con i carabinieri. E allora questa potrebbe essere un'ipotesi, vedete, cioè non sempre tutto quello che diamo per scontato, oppure che non ci darà una spiegazione, alla fine se uno cerca forse qualche mezza spiegazione può pure venire fuori. Allora, ripeto, molte cose in questa mappa, ci sono molte cose, e la storia della campagna romana è strettamente legata all'agricoltura e alla produzione, a tutto quello che si poteva avere da questi territori, anche perché questa era una zona che in qualche modo doveva rifornire la città, perché era la zona più vicina dove produrre, non è che c'erano i camion, i tir, se li facevano venire lontano, le cose più vicino stavano e meglio era. Ora, a questo punto facciamo un attimo un rapido volo d'uccello. La zona questa zona in particolare, che sta fra il vulcano laziale e la costa, è una zona estremamente fertile perché ci sono moltissime sorgenti, c'è acqua, ci sono boschi, pascoli, sono molti tipi di terre diverse, per cui sono possibili le più incredibili coltivazioni, ed è anche una zona, fra l'altro, molto perché bisogna sapere dire come stanno le cose. Non lo è più oggi. Voi pensate solamente che è talmente devastato il nostro territorio che noi oggi il pecorino romano ce lo andiamo a prendere in Sardegna, che poi non è pecorino romano, perché il formaggio non è solamente un qualsiasi latte di pecora, ma deve essere latte di una determinata pecora che mangia un determinato mix di erbe che dà quelle caratteristiche al formaggio. Faccio l'esempio del parmigiano. Molti non sanno qual è la differenza fra il parmigiano reggiano e il grana padano. Qualcuno lo sa? Come? Dove vengono allevati? Ma no, c'è proprio una cosa che distingue i due formaggi in un modo enorme. No? Ma perché è stagionato di più? No, perché le vacche di un certo tipo su un terreno che ha una composizione particolare, per cui in quel microclima si forma un determinato mix di erbe, quel latte dà un formaggio che non ha bisogno di conservanti, per cui si poteva stagionare più a lungo e soprattutto poteva essere portato più lontano. Per questo il parmigiano già nel 600 era famoso in tutta Europa, perché era uno dei pochi formaggi che si potevano esportare, perché allora non c'erano frigoriferi, non c'erano niente. E una cosa simile era anche il pecorino, c'era un po' più di sale perché aveva bisogno di un po' più di sale per conservarsi, ma il pecorino era più o meno la stessa cosa. Allora, dato che dovevano essere possibilmente i pascoli con le
pecore sopravvissate che andavano, mangiavano le erbe, tanti di amore fino più o meno alle porte di Anzio e Nettuno, quel territorio ormai è talmente devastato che insomma poi c'è stato questo grande cambiamento, sono arrivate le pecore sarde che hanno scacciato tutti gli altri tipi di pecore e a questo punto il pecorino romano, quello che noi mangiamo oggi, la gran parte dei casi non è pecorino romano, è una triste imitazione perché è completamente diverso. E allora dicevo, la storia della campagna romana bisogna chiaramente vedere tutte queste cose. Potrei cominciare dai tempi di Neanderthal, ma è forse troppo lunga, magari lo possiamo posticipare dopo se ci sono domande o questioni. Io vorrei arrivare a un discorso che secondo me è molto più importante, e adesso andiamo agli autori. Se si vuole fare una ricerca sulla campagna romana, di solito oggi si vede Google, no? Tanto semplice, e vengono fuori un po' di cose, uno si accontenta di quello che trova, mette assieme taglia e cuce e poi alla fine qualche cosa c'è. Quando invece si vorrebbe fare qualcosa di più serio, allora fino, io potrei dire all'epoca mia, fino a 20 anni fa, ma anzi forse anche di meno, era assolutamente necessario andare in biblioteca se si voleva fare una cosa seria, perché continuano a uscire montagne di libri e di studi sulla campagna romana che di solito sono continui rimasticamenti di cose già uscite. C'è solamente intanto qualche nota polemica nei confronti di qualche altro autore che ha messo una virgola al posto sbagliato, però voglio dire, se noi vediamo la letteratura più recente, troviamo sempre le solite cose e a volte non ci capiamo nemmeno granché. Per cui è necessario, io credo che sia sempre necessario, quando si vuole fare una cosa seria, andare a poco, cioè si torna indietro e si ricomincia da capo, si cerca di riannodare. Quindi, ora qui abbiamo il barbiere privato di Gregorio XVI, era il suo, infatti era barbiere lui, eh? Barbiere colto. E direi di sì, era uno dei più grandi eruditi dell'Ottocento. E lui ha scritto, e ha pubblicato il dizionario di erudizione storica ecclesiastica dai tempi di San Pietro ai nostri giorni. Ha iniziato a pubblicarlo nel 1840, l'ha finito con l'ultimo volume dei 15 nel 1879. È praticamente, aveva la stessa identica funzione di Google per la storia romana, se così vogliamo, perché aveva degli indici fantastici con i quali si trovava immediatamente quello che si cercava, si andava al volume, sono 106 volumi, una bella cerchiatina di libri, 106 volumi, e si trovava sempre, se erano cose che riguardavano Roma e dintorni, si può dire che si trovava sempre qualche cosa. Non solo un riassunto di quello che già era noto, ma c'erano sempre le indicazioni bibliografiche, per cui se uno voleva approfondire si andava pure a perdere un po' di tempo in varie biblioteche, perché lui spesso citava libri rarissimi, e alla fine si riusciva a... Io ho copiato a piene mani dal dizionario, e infatti quando avevo capito com'era ebbi l'occasione di potermelo comprare, me lo sono comprato subito, mancava un solo volume, a pezzetti e boccone l'ho rimesso assieme, per me è stato sempre utilissimo. Oggi questo dizionario così prezioso sta tutto interamente online, per cui voi mettete su Google, mettete il dizionario di riduzione storico ecclesiastica, vi appaiono tutte le cose e troverete delle cose strabilianti, perché quest'uomo non è che ha fatto solamente un dizionario, per cui molti furbacchioni non lo citano, perché i dizionari non si citano, ma il problema è che i suoi articoli nel dizionario sono in parte articoli originali, nel senso che ci sono notizie che pubblica solo lui, che non ha ripreso da altre pubblicazioni. Per cui, non tanto sono pagine vuote, per cui va bene anche la metà. Per cui, questo qui è il punto di partenza, perché questo vi citerà un sacco di persone, vi citerà anche altri autori, anche quelli adesso io non ne dirò tutti. Adesso facciamo una rapida carrellata di alcuni autori e vediamo un po'. Questi sono, diciamo, quelli che ne parlano un po' più in generale, quelli che vi dirò. Allora, questo qui è un libro interessantissimo, questo di Carlo Bartolomeo Piazza, perché vi fa capire quanto a volte entrare in una biblioteca può essere un campo minato. Allora, ci sono due cose che non si devono e non si possono mai dire né di una biblioteca né di un archivio.
Voi non potrete mai dire questa biblioteca ha tutto, perché non esiste al mondo una biblioteca che ha tutto, ma non potrete nemmeno dire questa biblioteca non ha niente, perché non c'è biblioteca che non abbia alla fine qualche cosa che vi può interessare lo stesso. Lo stesso vale per gli archivi. Se voi cercate per autore, se non conoscete Carlo Bartolomeo Pianza, lasciate perdere che manco lo cercate. Se cercate per titolo, voi leggete la gerarchia cardinalizia, che no, non è l'argomento mio, non me ne frega niente. Invece, questo qui è un libro straordinario perché è il primo che in qualche modo, in modo piuttosto moderno, e sembra quasi una edizione ad litteram della guida del Touring Club, racconta un sacco di storie sui luoghi della campagna romana e non solo, perché gerarchia cardinalizia intende le sedi dei cardinali e dei corporati romani. E allora, che ne so, Vescovato di Ostia, e giù la storia di Ostia, Vescovato del Urbano, giù la storia del Vescovato Urbano, per quale ci sta pure Arga, e ci sta pure un bel capitoletto su Arga, e lui riporta molte notizie dell'epoca anche, che sono utilissime e che non sono altrimenti reperibili o sono state riprese dopo da altri, per cui anche la ricerca poi oggi è più facile, perché stando online anche questo libro uno farà la ricerca testuale, può fare pure dentro a questo volume la ricerca testuale e trova a volte delle cose miracolanti. Andiamo avanti. Nerini, ecco, questo qua per la nostra zona e per la storia della campagna romana è molto importante, perché questo qui lui era un Girolamino, e qua 30 secondi di silenzio per la biblioteca Girolamini, che non ne parliamo, ne parliamo un'altra volta, una cosa terrificante è successa. Ebbene, lui diventa abate del monastero di San Bonifacio e Alessio. Il monastero di San Bonifacio e Alessio era proprietario di gran parte dei territori, si può dire quasi da Roma fino qua alla nostra zona. Tanto che c'erano diverse tenute, come quella di Borriposo, o Verposa, come la vogliamo chiamare, poi dopo la vedremo in particolare, che è citatissima, riporta tantissimi documenti dall'archivio del suo convento. Alcuni di questi documenti ormai andati persi, per cui grazie alla sua pubblicazione noi abbiamo queste informazioni. Ed è il primo che ricostruisce la storia proprio di questo territorio, infatti è citatissimo, ma pausato, perché ai noi scriveva in latino, ma lui del resto riportava anche testi latini. Ora bisogna dire che questo in alcuni anni, questo è successo, perché tutte le cose sempre non succedono per caso, questa è un'altra cosa importantissima. Voi avrete sicuramente sentito parlare del problema dei bollandisti, no? Allora, le bolle false. C'è stato un periodo in cui apparivano bolle false, no? Che qualcuno voleva acchiappare qualche cosa, non c'era nessuno che la riempiva, si inventava il documento falso, no? Per dire no, è roba mia. E lì la polemica nasce dopo la Controriforma, perché c'erano i protestanti che dicono: ah, i documenti, la donazione costantiniana, tutte balle, non è vero niente, perché sono tutti documenti falsi, anche perché loro confondevano documenti falsi con copie e pensavano che le copie, nelle quali potevano esserci delle interpolazioni dovute al tempo, perché allora noi abbiamo di alcuni documenti, non abbiamo l'originale, ma abbiamo la copia che è contenuta in documenti posteriori, e allora no, questa è un'interpolazione, se lo sono inventato. Invece non sempre così, anche perché non è che lo facessero tutti, però c'era dietro la polemica religiosa. Poi lo scontro con i protestanti era una cosa seria, noi oggi non riusciamo nemmeno a immaginarcelo. In Germania ha portato una guerra devastante, una parte della Germania ancora oggi è deserta, il nord della Germania sono delle zone completamente abbandonate perché furono ammazzati tutti, non si salvò nessuno. Ebbene, cominciarono in quel periodo molti studiosi e molti ordini religiosi, che erano i maggiori detentori di archivi, perché erano anche i maggiori proprietari di territori e terreni, a pubblicare i loro documenti. C'era stato Ludovico Antonio Muratori, che aveva scritto gli Annali d'Italia, basato su tantissimi documenti che venivano dalle pubblicazioni del Baronio, fino a tanti altri che hanno pubblicato documenti come, che ne so, Vittarelli, che ha pubblicato gli Annali da Maldonenzi, che sono una sfilata di volume enorme, dove lui riporta testi completi,
fra l'altro in trascrizioni veramente fatte bene, cioè veramente a un alto livello scientifico, molti di questi documenti che riguardano proprio i nostri territori qui, gli originali sono andati persi, perché con la soppressione dei conventi molti archivi sono andati dispersi e pochi se ne sono salvati. Per cui lui è il primo che fa proprio con questi documenti non solamente una questione religiosa dell'ordine, ma viene fuori proprio una vera storia e ci racconta pezzi della storia quando spiega i vari documenti. Andiamo avanti. Prossimo, questo è, ripeto, è un libro interessante anche a vederlo così. Arriviamo in un periodo, adesso siamo agli inizi dell'Ottocento. La campagna romana, che fino allora era, ripeto, quasi esclusivamente di proprietà o di monasteri o di grandi famiglie, Cesarini, Borghese, Colonna, eccetera, 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 durante questo periodo la campagna diventa interessante perché arrivano i francesi a Roma e nei 14 anni di amministrazione francese c'è stata così la rivoluzione francese che noi abbiamo importato, non l'abbiamo manco dovuta fare, ce la siamo risparmiata, ma abbiamo almeno preso anche non sempre le parti migliori della rivoluzione francese. Ci fu una grossa spinta a coltivare e recuperare l'agricoltura della campagna romana. Esiste anche un testo molto importante, un saggio statistico su Roma e la campagna, che è dell'ex governatore francese di Roma, un certo Tournon, che adesso non cito per non appesantire troppo. Ma ci fu questo padre Niccolò Maria Nicolai, un personaggio molto interessante, grandissimo erudito, che è il primo che raccoglie in modo, virgolette, moderno, sistematicamente, documenti sulla storia della campagna romana. Anche perché lui era il presidente dell'Annone a Grascia, era uno che stava anche negli alti livelli dell'amministrazione pubblica pontificia, e lui pubblica quest'opera in tre volumi, che era talmente utile, importante e ricca di informazioni, è stato un libro che è stato usato anche molto tardi. Ho trovato anche copia di questo libro con legature di fine 800, vuol dire che era, ma però con consegni, con aggiunte, con note, vuol dire che erano libri che venivano utilizzati perché avevano una massa enorme di informazioni, e qua dentro si trovano tantissime informazioni, dopo ne vedremo anche un paio in particolare, su tutte le tenute della campagna romana. Ci sono informazioni agricole, c'è anche un'introduzione storica che è straordinaria e interessante, e ci stanno, ripeto, dati specifici che lui aveva di prima mano perché stavano negli uffici che creavano questi documenti. Il prossimo, sì? La nonna era l'ufficio che si occupava di fare in modo che ci fosse sempre abbastanza da mangiare, viene dal tempo romano. La distribuzione annonaria era, per esempio, il grano che veniva distribuito a Roma, il famoso Panem e Circenses. La FAO dell'epoca. Per certi aspetti sì, ma poi a Roma ci stavano l'ufficio annonario, ci stavano l'ente comunale di consumo e queste cose qui. Durante la guerra, quando ci stavano le tessere del pane, c'era la cosiddetta tessera annonaria, no? Era la tessera del pane. Ora, collaboratore di Nicolai era questo Coppi, che è stato il suo continuatore. Anche lui ha scritto delle cose molto interessanti sull'agro romano, e sia Nicolai sia lui hanno pubblicato una marea di articoli, poi singoli, su diverse riviste scientifiche dell'epoca. Per cui se uno si mette a cercare un po', salta fuori anche un articolo interessantissimo su Arda, sulla Arda, dintorni di Arda, com'era la zona, cosa c'era, cosa non c'era. E questo Coppi è da tenere presente perché, oltre a essere storico della campagna romana, è stato storico anche della famiglia Colonna. Infatti lui scrive anche la storia della famiglia Colonna. E insomma, voglio dire, là si trovano, perché i Colonna sono stati per lungo tempo proprietari di diverse tenute nella campagna romana, per cui molti dati si trovano anche in Coppi. Andiamo avanti. Dopo questi italiani che si occupano di queste cose, ci stanno anche gli stranieri. E qui entriamo nella zona del Grand Tour, perché il Grand Tour ne sentiamo sempre parlare, ma ha avuto effetti di tutti i tipi. Non sono anche pittori che facevano belle pitture
dai quadri poi da vendere alle aste o comprare chissà che cosa, ma facevano anche, erano anche scienziati seri. Ci sono, per esempio, le prime raccolte di canti popolari sono state fatte da viaggiatori stranieri. E c'è sta questo John Heinrich Festival, che poi morì molto giovane, morì di un'infezione intestinale in Sicilia, morì a 30 anni, poco più che trentenne. Sì, no, lui fra l'altro era geologo, credo, non mi ricordo, no, era astronomo, però aveva la passione proprio geografica anche, e lui, questo qui, nella campagna romana, da un punto di vista topografico ed antiquario, che viene tradotta anche in italiano la descrizione della campagna romana, siamo nel 1829, sono dimenticato, qualche 27, lui non solo descrive copiando da altri, lui prende il suo taccuino, si è fatto a piedi tutte le strade della campagna romana, in particolare del Lazio antico, e le descrive una per una, uscendo ogni volta da un'altra porta delle mura di Roma, e descrive non solo le strade principali, ma pure i diverticoli, ti dice pure quello che trova. Non solo, lui dice, allora, poi dopo 2 miglia a destra ci stanno delle vigne, poi più avanti ci stanno i pascoli, poi là ci stanno i bufali, cioè dà un sacco di oltre naturalmente ai monumenti antichi, ma è una descrizione palmo a palmo della campagna romana straordinaria. E questo libro, chiaramente, come è sempre in Italia, ma come fanno gli stranieri, siamo buoni pure noi. E allora inizia, questo è un altro straniero importantissimo, perché lui è il primo che fa anche la topografia di Roma e dei suoi dintorni, e anche lui, come probabilmente copia anche un po' da Westphal, o si fa almeno ispirare da Westphal, e anche lui descrive molto, ma dato che lui era un disegnatore, lui fa moltissimi disegni, per questo è molto importante poi il suo lascito, soprattutto perché è pieno di schizzi e vedute della campagna romana di posti che altrimenti non sarebbero visualmente documentati. Andiamo avanti. Chiaramente ci sono innanzitutto scienziati, Luigi Canina era un architetto, che anche lui va in giro per la campagna e lui pubblica un sacco di disegni, un sacco di incisioni, vedute e piante, ed è abbastanza importante quello che fa, purtroppo non viene completato, però quello che ci rimane di lui sono delle cose straordinarie, perché a volte sono anche qui informazioni, dati, soprattutto rilievi di edifici, mura o cose varie che altrimenti avremmo perso, e questo pure è un'opera che va vista. Andiamo avanti. Nibbi in realtà riprende il lavoro di William Gell e lo dichiara però pure nel titolo, infatti dice analisi della carta di William Gell. Ripeto, c'erano state altre carte della campagna romana prima, ma adesso noi stiamo parlando di quelle un po' più moderne, che sono per noi più utili se vogliamo fare una ricerca. E lui fa un lavoro di, anche archivistico, molto più approfondito. Lui comincia ad andare a vedere negli archivi, cosa che aveva già all'inizio fatto Nicolai, ma lui proprio prosegue in questo scavo, fin quando molti archivi erano ancora esistenti, per questo anche qui è sempre importante quando noi abbiamo in questi uno di informazioni che altrimenti non riusciremmo più a trovare. Andando avanti, proseguono chiaramente, adesso poi è un rimpallo continuo fra italiani, francesi, tedeschi, inglesi, ci sono pure diversi francesi che hanno fatto delle cose molto interessanti, c'è sta uno per esempio che ha fatto la mappa di tutta l'Appia da Roma fino a Boville, palmo palmo, una mappa topografica bellissima con delle descrizioni proprio minuziosissime, roba che oggi non esiste più. Questo qui era un pignolissimo studioso tedesco, chiaramente, che anche lui con grande pazienza mette assieme un sacco di cose, e lui è il primo poi che descrive la topografia del Lazio antico e la storia delle città, sono le famose 30 città scomparse di cui parla Livio. E questo pure è abbastanza, diciamo, se uno vuole fare questo lavoro un po' dalle origini, è molto utile, proprio perché, ripeto, anche questo è online, questi sono quasi tutti online, leggibili interamente. Andiamo avanti. Nissen, questo è stato l'ultimo tedesco che ha fatto queste ricerche così approfondite, e lui
oppure fa geografia italica e fa non solamente Campagna Romana, che è un capitolo particolare, c'è anche Ardea, ma lui si occupa dell'Italia antica in generale. E qua però siamo già alla fine siamo già ai primi del Novecento, il lavoro di ricerca l'ha fatto alla fine dell'Ottocento, quando c'erano stati anche altri, e adesso andiamo avanti, in parte ci sono persone che riprendono lavori precedenti, Ashby, che è un inglese, riprende il lavoro di William Gell, ma nasce anche un nuovo tipo di ricerca e di studio della campagna romana, che andava bene, che praticamente nasce con la... oddio, ma c'è stato Cubis, abbiamo saltato, c'è stato di Cubis. Vabbè, lo dico a memoria. Cesare De Cubis era uno che aveva fatto per conto del Ministero dell'Agricoltura uno studio sulla campagna romana. Usi e costumi dell'agricoltura e pastorizia, cioè non era usi e costumi, comunque era un'analisi della pastorizia e dell'agricoltura della campagna romana. Sì, questo De Cubis è una famiglia antichissima. Lui studia proprio dall'antichità al moderno, perché il discorso era quello: dobbiamo purificare la campagna romana perché c'è stata malaria, perché dobbiamo fare quella speculazione edilizia e cementare tutto, anche se non c'era ancora il cemento, ma avevo già cominciato allora. Però fa questo studio straordinario, interessantissimo. Lui, fra l'altro, pubblicò poi anche un volume che era dedicato alla caccia. Lui ha analizzato la storia della caccia nella campagna romana, che è importantissima, perché poi dopo magari accenneremo un attimo anche a questo fatto della caccia. Cosa? Ah, ottimo, perché quello è interessantissimo. Ebbene, abbiamo accennato la malaria. Ardea, sapete, era una zona malarica, c'è stato un dispensario del chinino di Stato qui negli anni 30, qua hanno operato anche le scuole dei conti di campagna, quelli di Pascarella, della Matilde Serao, di questa gente qua, Marcucci, quel poeta, non mi ricordo come si chiama. Ebbene, Angelo Celli scrive per fare un discorso sulla mafia, sulla malaria, per fare un discorso, siamo quasi là, per fare un discorso sulla malaria, lui scrive questa cosa qui: come vive il campagnolo nell'agro romano. E questa forse è la prima illustrazione antropologica della vita nelle campagne. È un libro con poche fotografie, ma è la prima volta che vengono pubblicate immagini, per esempio, delle persone dentro le capanne, perché che pittoresco le capanne, ma si vedono sempre da lontano. Lui è uno che è andato lì, ha pure fotografato, che l'ha descritte e ha detto come vivevano. E questo libro qui, che siamo nel 1903, andiamo avanti, a uscire poi questo, che era una specie di risposta o continuazione, che è allora la prima edizione del 1903, rarissima. Io l'ho visto solamente una copia, ce l'hanno al Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari. Era un libricino piccolo, grande tanto quanto quello di Celli. E questo qui, fra l'altro, vedete che io ho cercato da bravo tedesco a mettere date e luoghi di nascita da tutti, ma non sono riuscito a metterli e non ho trovato neanche una foto. Perché non si sa esattamente chi fosse questo Ercole Petralli. Lui dice di essere un fattore, probabilmente era effettivamente un fattore, uno che lavorava nella campagna, ma lui descrive con una minuziosità straordinaria la vita nella campagna romana, elencando... Com'è? Ma lui infatti racconta episodi suoi. Non solo, a me è successa una volta una cosa, io l'avevo letto questo libro, l'avevo letto da poco, mi sono sentito male, sono andato fino all'ospedale, sono stato per 2 settimane all'ospedale. Di fronte a me ci stava un signore, io sto parlando di 35 anni fa, per cui è passato un po' di tempo, e questo signore aveva la bellezza di 93 anni, per cui era nato alla fine dell'Ottocento.
ed era uno che ci vedeva ancora benissimo, e quel libro me l'ero portato appresso, e allora sì, ci mettiamo a chiacchierare, dice una cosa che mi fa pensare, ma questo la sa, e gliel'ho prestato, e lui l'ha letto, e lui mi ha confermato che l'ha vissuto in prima persona, per filo e per segno, ma ha confermato tutto quello che c'era scritto lì, anche i nomi, le cose, i luoghi, i posti, ma era una cosa straordinaria. Lui dice, ammazza, ma sto libro è incredibile, non l'avevo mai visto. Vabbè, perché quando... voglio dire, questo libro è straordinario poi, perché è illustrato da Cambellotti, e Cambellotti, credo già, ne avete sentito parlare, per cui, voglio dire, è un mix pazzesco, perché oltre alla serietà del testo e del contenuto, cioè non è una cosa inventata o fatta più carina, questo descrive veramente come stanno le cose, ci sono queste illustrazioni che sono semplicemente... Questo libro no, questo è addirittura stato ristampato almeno 3 volte in altre tirature, questo si trova ovunque. Questo si trova in ristampe fatte anche bene, questo qua veramente chi si vuole occupare di agricoltura nella campagna romana tradizionale deve prendere questo, perché qua dentro c'è praticamente tutto, cioè spiega pure che tipi di pesci si trovavano nei fossi, che ne so, dai granchi di fosso ai gamberi di fiume. Poi ci sono tutte le cosiddette piccole industrie, lui le chiama, per esempio i più famosi sono i cicoriari. C'era gente che raccoglieva sistematicamente la cicoria e ci campava, e ci campavano le famiglie intere con la cicoria. Ci stavano quelli che raccoglievano le rane, ci stavano i mignattari, sapete cos'erano i mignattari? Erano niente di... E sapete? Le sangue su, esatto. No, sono stato molto attento. E la cosa divertente descrive pure come, cioè, innanzitutto si riconoscevano perché erano tutti secchi così e totalmente anemici, ma c'aveva il modo per raccoglierli che era divertente, avevano delle vesti bianche e sotto erano nudi, alzavano questa specie di sinalone, entravano nei fossi della Maccarese e battevano con una canna sull'acqua e man mano gli si attaccavano, poi arrivati alla fine del canale uscivano fuori e le tiravano fuori, ma intanto gli si erano bevuti mezzo litro di sangue, per cui rischiavano sempre di morire dissanguati. E racconta anche un sacco di storielle buffe, di aneddoti curiosi, di storie anche strane, di fatti buffi. C'era un altro, sempre lì all'ospedale, che un giorno gli era preso da raccontare e mi ha raccontato, e questo non sapeva leggere, per cui non poteva aver letto questo libro, certe storie proprio uno a uno precise, ancora le raccontava così come l'aveva raccolte Metalli 60-70 anni prima. Sì, no, ma questo è incredibile con quale precisione ed esattezza Metalli racconta queste cose. Era un fattore, è un fattore sapeva A leggere e scrivere, B di solito era di buona famiglia, per cui voglio dire non era l'ultimo arrivato, certo non era un nobile, non era un ricco, ma era una persona che aveva una buona cultura, tra l'altro scrive anche benissimo. Oh, andiamo avanti, Fleres, Ugo Fleres, e allora diventa di moda la campagna romana, siamo sempre nel 1903, escono questi 3 libri, escono assieme, Come vive il campagnolo, che è quella proprio prettamente antropologica, quella Metalli, che è quella diciamo quasi più tecnica, anche se c'è molta antropologia dentro, e poi Ugo Fleres che descrive la campagna romana da un punto di vista un po' più artistico-romantico, per cui diciamo questi 3 libri ci danno un'idea abbastanza chiara di com'era la campagna romana agli inizi del Novecento. Oh, l'ultimo, last but not least, Giuseppe Tomassetti. Ora, Giuseppe Tomassetti, io non ne voglio assolutamente parlare male, anche perché per certi aspetti come me era un autodidatta dal punto di vista della storia della campagna romana, adesso sto esagerando, perché chiaramente mi dà una pista incredibile. Praticamente perché la sua opera è stata anche ristampata nemmeno tanti anni fa. Ma bisogna dire una cosa, lui raccoglie sin da giovane sulla scia di Coppi addirittura, o di prima di Nicolai e di Mippi, lui raccoglie
dati e informazioni sulla campagna romana, ha una conoscenza dei documenti straordinaria, anche perché ha accesso ad archivi ai quali altri non avevano accesso per vari motivi, ma soprattutto lui, come Westphal, si fa tutta la campagna a piedi. Lui ha scritto sempre e solamente di cose che aveva effettivamente visto e non di cose che gli aveva raccontato altri. Per cui lui mette assieme la ricerca topografica sul campo con la ricerca archivistica e tratta migliaia e migliaia di documenti, e là può sfuggire l'errore. Infatti, purtroppo la sua opera straordinaria, importantissima, fondamentale, viene quasi spacciata come la Bibbia della topografia del Lazio. E la situazione non è migliorata nemmeno dopo che è stata fatta una riedizione nel 1978, finanziata dal Banco di Roma, perché non è che è stata una riedizione critica, ma al testo pubblicato nel 1911-1920, credo, sono state aggiunte una marea di altri documenti che non hanno però intaccato nulla di quello che lui aveva già scritto. E la cosa è un po' grave, perché lui ha preso alcuni abbagli, ma non per colpa sua, perché non fosse bravo, perché ha tramandato talmente tanto materiale che alla fine è un essere umano pure lui. Lui poi il suo libro non lo ha pubblicato lui, ma l'ha pubblicato suo figlio, perché lui aveva scritto prima tutte le sue passeggiate, le aveva pubblicate su varie riviste e soprattutto sull'archivio della Società Romana di Storia Patria, che era questo istituto che esiste ancora oggi, fra l'altro, che si occupava di pubblicare documenti medievali. Era nato come una cosa dei Savoia per glorificare la grandezza del passato Savoia, eccetera, eccetera. Poi man mano che si sono intascati il resto dell'Italia, hanno fondato queste società locali che dovevano così tenere alta la storia dei vari pezzi d'Italia che loro si erano presi. E a Roma lui era uno dei fondatori della Società Romana di Storia Patria, sì. E raccoglie tutti questi documenti, scrive questi articoli sull'archivio della Società Romana di Storia Patria e altre riviste. Quando poi si tratta di pubblicarle, lui riesce sì e no a lavorare al primo volume, e gli altri tre li fa postumi il figlio, che non era bravo come lui, bravissima persona, ma forse non aveva la cosa, e per cui molti errori che lui avrebbe potuto correggere non vengono corretti, perché il figlio lavora sulle cose già pubblicate, ma non è che aveva la competenza sua per poter eventualmente rimettere a posto delle cose che non andavano. Per cui ogni tanto si trovano degli errori, se non degli sfondoni involontari dovuti a omonimie, a omofonie. E allora che succede? Che nonostante questo, guai a chi tocca quello che ha scritto lui, e con questo si perpetuano alcuni errori, e a volte si castra anche qualsiasi tentativo di approfondire, andare oltre quello che lui ha scritto. È una situazione stranissima. Mi sono trovato all'università che poi a chi contestava e diceva una parolina di critica, perché c'erano ancora persone che l'avevano conosciuto personalmente, oppure che erano i figli di uno che l'aveva conosciuto personalmente, per cui figurati. E allora Tomassetti, però, ripeto, il suo libro è anche uno di quei libroni che conviene, quando si fa una ricerca, ad andare a vedere, ma sempre con questa, diciamo, questa piccola attenzione, che potrebbe contenere qualche... Lui è andato sul posto e su quello non ci piove. Il problema è quando lui interpreta dei documenti. Per esempio, lui dice che tra ogni 30-40 metri si trovano i corsi di ispezione dei canali, quelli romani, della ispezione romana. E effettivamente, poi, quando scopriamo sul territorio tutte le strutture, è la descrizione, ma proprio nella topografia locale, si vede che passa proprio lì la pista. Lui da questo punto di vista era straordinario. E lui ha lavorato in un'epoca in cui lavorava un altro grande, che non ho citato adesso, pure per non appesantire troppo, per farci il nome, perché è importante per tante cose, che era Rodolfo Lanciani, e lui non lo faceva per passione, lo faceva d'ufficio, perché lo faceva per conto della direzione generale delle antichità, per cui era lui che poi, diciamo, ci metteva il sigillo ufficiale sulle cose che anche lui diceva. Lui ha grandissimi meriti, anche perché ha fatto saltare cose che altrimenti sarebbero andate perse.
Oh, qua siamo arrivati adesso, non so manco quanto sta chiacchierando, quante mani, aspetta, il telefono non so dove sono. Come? 4 meno 10. Allora, adesso sono arrivato alla fine della prima parte, perché adesso ci sarà una seconda parte. Se volete continuare subito, continuo subito. Io sono indistruttibile, se no facciamo 5 minuti di pausa. Se vuole ricordare lei. No, figuriamoci, che controllo. Allora, adesso passiamo alle... Oh, adesso analizzeremo una ad una, analizzeremo alcune di queste cartine. Queste sono le mappe del catasto alessandrino. Si chiama così perché fu il catasto che fu istituito da Alessandro VII. Siamo nella prima metà del 600. Alessandro VII, che poi costruirà, andrà a far diventare una stupenda reggia, quello che era la casa di campagna dei Savelli, cioè il Palazzo Chigi di Ariccia, fa fare per la prima volta una... perché esistevano precedenti catasti, che però erano elenchi di nomi e proprietà, erano praticamente solamente delle liste, mentre lui fa fare proprio delle mappe che in parte già esistevano come cabrei personali dei singoli proprietari, ma lui li fa raccogliere tutti quanti, per cui fa fare anche copie, a volte sono copie di mappe più antiche, o se no sono mappe fatte apposta per il catasto, che sono straordinarie per noi oggi, perché ci danno innanzitutto a volte i nomi, no, i singoli nomi dei posti, ci danno delle informazioni straordinarie, e queste informazioni noi le possiamo incrociare volendo, le possiamo incrociare con quelle, con le informazioni che ci ha lasciato Nicolai, di cui parlavo prima. Se noi leggiamo quello che scrive Nicolai riporta in una parte della sua opera sulla campagna romana, perché c'era stato un editto papale che imponeva ai proprietari delle tenute, perché alcuni l'avevano preso un po' sotto gamba, siamo alla fine del 700, e impone la necessità di ricoltivare dove possibile bene la campagna, e lui pubblica tutte queste disposizioni, Nicolai. E qua vi leggo rapidamente, giusto così, a titolo di saggio, lo sono aggiunto sotto 3 pagine. Allora dice: Campo Morto, di pertinenza del reverendissimo capitolo di San Pietro in Vaticano, confinante con le tenute delle Castelle, Casal della Mandria, Carroceto, Carrocetello, Conca e Campo di Carne, e poi territori di Vellete, Civita della Vigna, Nettuno e Cisterna. L'estensione totale è 4.309 rubbia, delle quali dovranno seminarsi a quarteria, in quanto distinte lavorazioni, rubbia 1068 negli infrascritti quarti, e poi viene tutto l'elenco dei quarti, ognuno di questi, diciamo giusto uno. Prima lavorazione che principierà dalla rompitura dell'anno 1783, quarto detto delle Pantanelle e quarto detto del Monte del Finocchio, confinanti con gli infrascritti quarti dei Larghi e dell'Isola e col territorio di Velletri, quali quarti dovranno anche comprendere rubbia 40 già cioccate dagli infrascritti pantani, contigue agli stessi quarti, cioè rubbia 18 del pantano detto del Sambuco e rubbia 25 del pantano detto la Lungarella, eccetera, eccetera, e va avanti così. Ora qua, solamente in queste poche righe ci stanno pezzi grossi di storia da spiegare, perché Campo Morto non è una tenuta qualsiasi. Innanzitutto l'estensione, 4.000 rubbia sono una cifra piuttosto grossa, sono qualche migliaio di ettari. Ebbene, corrisponde all'antica Domus Culta di San Pietro in Formis. E qua tocchiamo un punto fondamentale della storia della campagna romana. Qua faccio un piccolo excursus, perché le Domus Culte sono un elemento diciamo storico della campagna romana fondamentale e spesso raccontato male. E spiego perché. E qua pure Tomassetti ha un po' una piccola responsabilità. Le Domus Culte risalgono tutte all'VIII secolo, più o meno all'VIII secolo d.C. E questa qui, San Pietro in Formis,
significa San Pietro perché appartenere, come abbiamo visto, al capitolo di San Pietro, che ne era proprietario. Ma il capitolo di San Pietro ne era proprietario perché questo era un territorio che da Papa Zaccaria era stato nel 780, roba già, avevo detto che non dicevo le date perché non mi ricordo esattamente, per cui diceva alla fine dell'VIII secolo, era stato destinato a Domus Culta. E Domus Culta significava, era un nome inventato in quel periodo per indicare delle aziende agricole che dovevano servire per la produzione del grano per la Roma, per la Roma del tempo e soprattutto per i poveri principalmente. Ora, perché solamente nell'VIII secolo d.C. il Papa decide di far piantare il grano attorno a Roma? Perché per 800 anni non hanno, dico per 700 anni non hanno più mangiato pane? Non è così. Perché è successo, a volte succede una cosa in un luogo, ma il motivo per cui succede è stata tutta un'altra parte, uno magari per lì non la vede nemmeno. E dicevo, questa storia della Domus Culta è stata un po' travisata perché è stata messa, perché la descrivo un po' così Tomassetti, che nell'VIII secolo si vede una rinascita dell'agricoltura nella campagna romana, per cui nascono le Domus Culta, eccetera, eccetera, e non si pone il problema che le Domus Culta sono un numero limitato. Si sa quando sono nate e chi le ha fondate, e ricadono solamente in un periodo molto ristretto e le ha fatte solo e unicamente il capitolo di San Pietro. Infatti, per lungo tempo, se noi troviamo nella lista di Nicolai o anche nel catasto, perché è precedente, nel catasto alessandrino, un fondo o una tenuta che appartiene al capitolo di San Pietro, nella gran parte dei casi, in quel luogo, nel VII e VIII secolo, dico nell'VIII secolo dopo Cristo, ci stava la Domus Culta e non altrove. E la cosa divertente è che si trovano sempre attorno a posti dove stava una Domus Culta, si trova o la chiesa di San Pietro o addirittura il nome di San Pietro o almeno qualche cappello, qualche cosa dedicata a San Pietro, perché era di San Pietro. Ora, da dove veniva la ragione per cui i papi si decidono dopo 700 anni di cominciare a far coltivare la campagna? Perché queste proprietà, che tutte le proprietà delle chiese, venivano assegnate e donate ai vari istituti religiosi, chiese, eccetera, eccetera. Ed era una tradizione che era iniziata con Costantino, che dava un sacco di beni a Papa Silvestro. Infatti il primo santo dell'anno è San Silvestro, perché è il primo papa libero, riconosciuto, tollerato, no? Dopo l'editto di tolleranza di Milano del 509, no, 13, correggetemi se sbaglio, vedete, io le date sbaglio, insomma tra il 9 e il 13. Ora, questi territori che Costantino dà al Papa e i territori che più tardi saranno assegnati e spostati in giro da una chiesa all'altra provengono dai beni statali, imperiali o fiscali. Alla fine del mondo antico la campagna romana era quasi interamente, apparteneva quasi interamente tutta allo Stato, cioè all'imperatore di Roma, all'imperatore. E l'imperatore nel VII secolo, che era ancora legittimo rappresentante dell'impero romano d'Occidente, che già non esisteva più, era l'imperatore d'Oriente. Per cui molte proprietà che non erano ancora state assegnate a chiese, conventi, santi e cose di questo genere, continuavano ad essere di proprietà dell'imperatore d'Oriente. Conosciamo tutti quanti un caso, che è il caso del Pantheon, che molto tardi, credo da Foca, se non mi sbaglio, siamo sempre nell'VIII secolo, viene donato al Papa perché lui, imperatore, ne era ancora proprietario. E che cosa era successo nell'VIII secolo? C'era stata la famosa guerra iconoclasta. Era successo che un imperatore d'Oriente, Leone III, credo, se Leone non riesco a ricordarmi tutti, comunque Leone si chiamava, inizia una guerra alle immagini sante. E questa guerra
ebbe delle conseguenze spaventose, perché furono distrutte opere d'arte e tutto quello che era allora l'impero, l'impero d'Oriente. Già c'era l'Isis. Sì, ma era un'Isis che veniva dall'altra parte, purtroppo. E questa cosa qui, lui la faceva perché magari era una... era anche un modo, a volte queste guerre religiose vengono sempre scatenate quando ci sono grossi interessi politici, allora come oggi, e lui fa questa guerra che ha delle conseguenze pazzesche. Per esempio, allora c'è stata un'ondata di immigrazione dalla Siria e vengono in Italia un sacco di monasteri, intere comunità, interi paesi, interi comunità locali siriane. Allora la Siria comprendeva una parte dell'odierna Turchia meridionale, arrivava fino a praticamente comprendeva Iran, Iraq, insomma, la Siria era molto grossa prima, è stata spaccata solamente a pezzettini dagli inglesi e dai potenti imperiali, e praticamente questi vengono in Italia. Cioè, per esempio, tutte le Madonne greche che noi troviamo in giro per le nostre chiese, di solito alcune provengono da quel periodo lì, proprio perché c'era questa guerra iconoclasta che ha avuto un effetto devastante. E chiaramente il Papa di Roma si contrappone a questa cosa, perché lui non era per la distruzione delle immagini, anzi dava aiuto a quelli che non le... E allora si arriva a una rottura con l'imperatore d'Oriente, e l'imperatore d'Oriente toglie al Papa diverse proprietà, si riprende praticamente delle cose, dice: questa qua è roba mia, non mai io, come tutti i bambini, si cavola, e vuole indietro i giocarelli, e gli ruba, dico io, la Sicilia, che sin dai tempi dell'antica Roma era il granaio di Roma, perché a Roma si usava il grano prodotto in Africa del Nord o in Sicilia. Però, come si conviene in tutti gli accordi internazionali, fa un cambio e gli dà in cambio gli ultimi pezzi di campagna romana di cui è ancora proprietario, tra i quali tutto un territorio che oggi corrisponde per esempio a quasi metà della pianura pontina. Qua siamo proprio ai margini della pianura pontina. Per esempio, si sa che Ninfa, quel territorio di Ninfa, è un territorio che nell'VIII secolo viene dato al Papa di Roma dall'imperatore d'Oriente, e probabilmente questo era uno di quei territori dato al Papa, sul quale lui impianta una domus culta per supplire al grano mancante dalla Sicilia. Per cui non è così semplicemente se sono alzati in alto e detto: mo piantiamo il grano a Campoleone o che ne so, no, a Campoforte. C'è dietro tutta questa storia, cioè Roma aveva la necessità di ricominciare a produrre davanti alle porte di Roma cose. Per esempio, l'olio si produceva in Spagna, persa la Spagna, chiaramente hanno dovuto cominciare a piantare olivi tutti attorno a Roma, perché non c'era più l'olio, c'era nei castelli romani, c'era dell'olio. Per esempio, ecco, altra piccola cosa, stiamo sempre nel settore dei terreni, da dove venivano i terreni. Velletri è stata abbandonata dal VI secolo fino al 946, quando viene rifondata letteralmente ex novo, e tutti... se ancora si vede oggi, si va nella Basilica di San Pietro, all'ingresso sulla sinistra, nel lato d'ingresso, ci sono delle grosse tavole di marmo che risalgono al tempo di Gregorio II, siamo sempre all'VIII secolo, o VII secolo addirittura, VII secolo, e lì sono elencati terreni che vengono dati alla Basilica di San Pietro per il mantenimento delle luci, probabilmente era... Là si parla di mantenimento, non era solamente per la fornitura dell'olio o delle luci, perché le luci si andavano avanti con l'olio d'oliva, ma proprio diceva, e c'è sempre scritto dal patrimonio dell'Appia, patrimonium Appia, e poi sono i vari fondi elencati del patrimonio dell'Appia. Anche questa parola qui, ripeto, è stata usata genericamente, domus culta, e tutti pensano: sì, vabbè, era de moda facendo domus culta. No, la domus culta sono una cosa che risponde a un periodo e a una situazione ben precisa. E lo stesso quando noi troviamo, a partire dal VII secolo, troviamo citare, perché prima non si trova citato, ma troviamo citare il patrimonio Appia o il patrimonio di altre strade romane, perché la cosa strana è che improvvisamente appaiono questi patrimoni che hanno i nomi di strade consolari. E
quando si leggono le opere storiche, quelle che in parte vi ho pure detto di consultare, questo termine di patrimonio dell'Appia sembra essere una definizione che nasce in quel periodo per definire un insieme di proprietà lungo le varie strade. Non è esattamente così. E lo si vede anche da una lettera di Gregorio Magno che la scrive a un certo Felice che era l'amministratore del patrimonio dell'Appia e gli dice di assegnare determinati fondi del patrimonio dell'Appia alla chiesa di alla Basilica delle Tre Fontane. Non si capisce perché improvvisamente il Papa dice a questo sti terreni toglieli dal patrimonio. Allora un patrimonio che ha un amministratore vuol dire che è un patrimonio funzionante, non, se c'è un amministratore vuol dire che c'è qualcosa, succede qualcosa, è che si mette un amministratore a capo di fondi e terreni di un bene produttivo che non serve. Che era successo? Nel 593 c'era stata un cataclisma, cioè quello che sta succedendo adesso, crisi ambientale, c'era stata nel 535 una grossa eruzione vulcanica da qualche parte in Oriente, c'era stata una crisi ambientale dovuta all'oscuramento di un anno e poi una serie di contraccolpi ambientali climatici, che è una minaccia. Ditemi quando devo finire, segnalatemelo, perché io sono come una banda di neve. 10 per cominciare, 100 per scritto. Questa crisi ambientale ha portato a una quantità di valanghe, di frane, addirittura a Roma ci fu un'inondazione che superò le mura aureliane, che distrusse gran parte del centro storico, fece un massacro. Se ne trovano le tracce ovunque, anche a Ostia, c'è stato il famoso quel muro in Opus Sectile, una cosa bellissima, che si vede che è stato distrutto in un unico colpo mentre era in costruzione. Per cui si può dire che quel coso è crollato nel 593 quando è passata questa enorme ondata. Ebbene, questa ondata porta, e lo scrive anche Paolo Diacono nella storia dei Longobardi, porta alla scomparsa di intere città e alla scomparsa di intere strade. Ci sono strade romane che in quel periodo scompaiono. Siete appassionati un po' di archeologia, avrete visto che ogni tanto ci stanno dei ponti romani in mezzo alla campagna, non è che erano scemi i romani che costruivano i ponti in mezzo alla strada. No, perché quel cataclisma ambientale ha spostato l'andamento dei fiumi. È un cataclisma che fa formare la laguna di Venezia, per cui Venezia esiste solamente dall'VIII secolo, perché prima non c'era la laguna, semplicissimo. E da noi significa che l'Appia scompare per interi tratti. A quel punto, quei terreni, perché i romani non erano stupidi, quando costruivano una strada, ogni chilometro di quella, anzi ogni miglio di quella strada, aveva una determinata superficie di terreno di proprietà il cui provento serviva alla manutenzione della strada. Quando non c'era più la strada, perché era inutile fare la manutenzione, una strada che era scomparsa, quei terreni si liberavano, era praticamente una voce di bilancio che si liberava e veniva spostata all'altra parte. Ecco perché incominciano a apparire il patrimonio Appia o Ardeatino, no, Ardeatino non c'è perché faceva parte del patrimonio Appia, ma patrimonio Labitano, eccetera, eccetera, cioè i vari nomi delle strade, perché si era liberato e allora entra a far parte delle proprietà di alcune chiese o di singoli, o insomma ci sta questo spostamento. Ecco un altro pezzo di storia che per esempio sta scritto nei libri, ma poi bisogna farci caso quando si leggono. Ora, questa è Campomorto, che corrisponde praticamente più o meno al territorio della Domus Cult. Ci dà un'idea di quanto erano grandi queste cose. Questa mattina, grazie a Gian Lorenzo, ho potuto vedere di nuovo il centro di questa Domus Cult, e mandi per favore la prossima. Allora, questo qui è il casale di Campomorto. Questo edificio qui, ecco, noi abbiamo visto questa zona qui, questa è tutta quanta, sotto ci sono resti che risalgono ancora al VII secolo. Prima,
anche prima, perché sono resti di una villa romana sui quali se probabilmente allora questi perché era diventata proprietà imperiale? Per motivo di legge. Se una persona moriva senza legittimi proprietari, tutti i suoi beni andavano allo Stato, basta, non si discuteva. Per cui questa era probabilmente una delle tante ville, perché quasi tutte le ville romane, soprattutto dopo il sacco di Roma, l'arrivo della scomparsa di intere famiglie nella Roma di fine impero, gran parte di queste proprietà, perché chiaramente i primi a morire durante il saccheggio fatto da dei barbari sono i ricchi. Per cui c'erano un sacco di ville e proprietà che erano diventate del fisco e il fisco poi ne poteva disporre. E questa è andata a finire al fisco imperiale, non era stata assegnata a nessuno, era rimasta in mano all'imperatore d'Oriente e poi è stata data la. Infatti sotto ci sono i resti di una villa romana, si vede chiaramente che sono materiali romani riutilizzati. Ma comunque, ecco, queste sono, adesso io non mi sono attenuto su questo particolare, ma penso che sia esattamente così. Ah, detto con questo bidaggio, no? Sarebbe il Campo Verde. Io sono pignolo in questo, uso il nome storico, perché questo era prima accennavo, dico che c'entra la Nuova Florida qui. Campo Morto è una di queste mode un po' brutte di ingentilire i nomi tradizionali perché non piacciono, che si possono, sì, appunto, questa cosa stupida. Per esempio adesso qua ci sta la polemica vergogna, no? Non so se l'avete sentita. Ah, che brutto nome Gogna, lo sapete che cosa viene Gogna? Viene da cicogna, perché qua ci stanno le cicogne, per questo è un nome bellissimo. Però io non lo vedo. E insomma, qua abbiamo questa cosa qui che è stata rimasta produttiva per secoli e secoli, ma ha iniziato a essere nuovamente produttiva perché probabilmente finché c'erano i proprietari romani, questa era una villa che funzionava perché era anche una villa rustica, in cui ci stava anche il settore produttivo, se così vogliamo. E questo qui è diventata poi. Andiamo avanti, che vedo che stiamo tardi, andiamo avanti perché adesso. Avanti. Ah no, vabbè, questa l'avevo preso solo per descriverla. Ecco qua, adesso qua arriviamo alle tavole del vi prego, se rifotografate queste cose non mettetevi in rete roba del genere, perché passo un guaio io. Perché io queste le posso usare solamente per farle vedere, ma non posso, vi prego, queste cortesie, no? Dopo vengono. Allora, quelle dei Cesarini, le carte sono le più belle in assoluto di tutto il catasto alessandrino, che è una galleria stupenda nelle carte che non sono state ancora rubate. Sì, lo so, è online. Non si possano vedere complessivamente, infatti c'è un problema di copyright. No, bisogna stare molto attenti su questa cosa. Anche qui vi posso dire, scusate, dato che prima è stato detto che io mi voglio niente da solo. Io ho scoperto i furti delle tavole del catasto alessandrino perché sono stati rubati mentre hanno fatto la digitalizzazione e alcuni si sono dimenticati di riportarli in archivio e in archivio non se ne sono accorti. E infatti il processo ancora non c'è stato, spero che finisca come dico io. Allora, queste carte di Sforza Cesarini sono semplicemente fantastiche perché ci danno una marea di particolari sulla vita agricola di queste tenute. Nicolai a volte le descrive minuziosamente, dice che cosa veniva coltivato, come, chi, dove, perché. Anche come ho detto, Westphal diceva se c'erano pascoli o non pascoli o altre cose. Qua vediamo diverse scene, cominciamo dal basso. Pesca con la sciabica. Questa è un caso che io l'ho vista fare ancora da ragazzino. Non so, è vietata adesso, ma vabbè, lo fanno perché tra l'altro era addirittura anche un uso civico che era fino a un certo punto il tellinaro per le telline. Allora, per le telline non ti dicono niente, se fai la sciabica fa un mazzo giustissimo, anche perché è piuttosto distruttivo. No, alla fine anche per le telline allora, io so che dalle parti qua al litorale ardiatino non c'è mai stato. No, no, ma... fanno,
pure, vabbè, adesso io le ultime telline le ho pescate tipo 30 anni fa, per essere però la pesca del su questa zona qui, poi ne parliamo un altro magari quando se arriviamo a vedere pure San Lorenzo. Oh, no, questa non è Tor Lorenzo, questa deve essere un'altra, questa è Tor Vaianica. Questa è Tor Vaianica perché c'è questa specie di cosa qui, e questo presto non questa di là. Oh, qua è interessante perché vediamo una mietitura. Qua è rappresentata, vedete, una mietitura? Chiaramente, dato che non avevano le mietitrebbie, è ovvio che dovevano fare tutto quanto a mano e lo facevano sempre delle compagnie. Ora, la mietitura oggi la fa un operaio da solo in 2 ore. Allora ci voleva una compagnia di un sacco di gente che aveva il caporale ed erano a volte 15-20 persone che si mettevano tutti in fila e partivano. Ora, la mietitura è stata oggetto di tantissimi studi fatti in questo modo, perché alla mietitura erano collegate tutta una serie di usanze, usi e costumi, tanti rituali che sono esistiti ancora almeno sino a 200 anni fa nella loro pienezza e come residuo di, in alcuni suoi aspetti fino alla seconda guerra mondiale. I mietitori erano quelli che facevano il lavoro più faticoso, perché a giugno mietere sotto il sole è una cosa terrificante. Per questo erano dei privilegiati, nel senso che prima di iniziare a fare la mietitura, di solito iniziamo la mattina presto, a parte il rito, io parlo della cosa che è rimasta, c'era il diritto alla colazione, per cui potevano mangiare. E c'è la storiella di quello che doveva far mietere un pezzo di terreno e allora voleva risparmiare un po', no? Allora arriva uno, ma che dicevo, tu vuoi mietere? Dice sì, ah, ma ci pensiamo noi. Arriva il gruppo dei zingari con lui, dice, vabbè, ma quanto fa? Vabbè, tanto portaci la colazione. Vabbè, questi fanno la colazione, si alzano e se ne vanno, dice, vabbè, ma me ne è. Questo giro dice, ma tu l'hai visto uno zingaro mentre? Ah, insomma, c'era un rito molto interessante che probabilmente risale addirittura a una raffigurazione di sacrifici umani, deve essere una cosa molto molto lontana, perché poi c'erano queste canzoni, no? Quello che dice, se si lo padrone non me da locacio, le regne gli arrivi con un tabuccio, tutte canzoni di sabotaggio del lavoro, se lui non dava quello che doveva mangiare, perché la mietitura era un momento estremamente critico, perché si toglieva qualche cosa alla natura, e una volta c'era il rispetto della natura, forse pure esagerato, ma secondo me giustissimo, per cui si devono fare tutta una serie di rituali, per cui forse potrebbero esserci stati anche sacrifici umani, di cui si trovano anche tracce in scavi neolitici e così via. Non, diciamo, in questa epoca qui, nel 600, forse non c'erano più, cioè, al massimo ammazzavano un capretto, insomma. Ma stiamo lì. Interessante da sopra, qua esatto, ci sta la qua viene, come si chiama? Sull'aia, la trebbiatura. Questa trebbiatura qua fatta ancora con i cavalli, io l'ho ancora vista con le vecchie mietitrebbie, cioè non è mietitrebbie, erano solamente queste macchine per la trebbiatura, che cosa mi ricordo ancora da piccolo, facevano questi enormi mucchi, comuni, col tetto qua lungo la Laurentina, se ne vedevano diversi. Questo qui è addirittura ancora precedente, perché la fanno con i cavalli. Dove? Ah sì. No, scendi un attimo, rientra. Allora, poi, questi qua, non lo so, vedo che c'hanno un sacco in spalla, questi potrebbero essere degli spigolatori, perché c'era ad arte anche il diritto dello spigatico. La spigolatura, allora, noi non abbiamo più una memoria esatta di cos'è la spigolatura, anche perché, brava, era il 300 e poi me ne andavo
una mattina per i miei, però va. Ed era un'aquila questa signora, era un'aquila perché da Sapri riusciva a vedere Ponza, come fa? Non lo so. Poi tra l'altro la spigolatura non si faceva mai da solo. La spigolatura si faceva, era un atto collettivo e poteva avvenire solamente nel momento in cui qualcuno metteva, perché potevano raccogliere solamente mentre si metteva, non è che ci potevano andare tranquilli quando gli pareva loro e quando si stava comodo. Per cui voglio dire, questo qui potrebbe essere un accenno alla spirulina. Questa è molto carina, questa cosa qui, perché ci mostra una tecnica di caccia che sicuramente non esiste più. No, questo qua è un cane che punta delle quaglie. O per caccia o quaglie, non lo so, io non mi intendo di caccia. E ci stanno questi qui che vengono avanti con la rete, si vede che l'uccello, il cane tiene fermi gli uccelli e loro la chiappano. Poi che ci abbiamo ancora? Sì, anche qua la stessa cosa visto da dietro. Questa pure potrebbe essere una speculatrice, non lo sappiamo. No, lasciamo un attimo. Oh, qua una cosa molto importante, vedete, questo è uno stagno, c'erano diversi stagni e moltissime ponzanghere. No, questi erano stagni costieri e c'erano sempre uccelli di passo e soprattutto c'erano anatre e cose di questo genere, e chiaramente ci stanno i cacciatori. Questa cosa mi è stata scritta ancora da uno quando ero ragazzino per Lido dei Pini, dove ci stavano un sacco di pozze, poi sono state tolte quando hanno fatto la lottizzazione, e dice che no, ogni anno ci si fermavano una quantità incredibile di uccelli. Lui l'aveva visto da ragazzino, cioè alla fine dell'Ottocento, e si vede che insomma erano talmente tanti che la caccia tanti. Questi potrebbero essere persone che hanno raccolto le telline o del pesce, non si sa, che lo stanno portando via. E questa invece è una caccia al cinghiale, qua stanno cacciando un cinghiale. Poi che altro c'è? No, andiamo avanti, vediamone magari un'altra. Dunque, oh, qua finalmente abbiamo anche un po' di bufali. Siamo ancora adesso appresso, siamo sempre in quel pezzo di stagno che veniva su di qua, no? Sta qui, vedete, ci sono delle capanne lungo la spiaggia. Capanne del genere ci stavano ancora negli anni 50-60, dalle parti di Torsa Lorenzo c'era ancora una fila di queste capanne, ed era gente che abitava lì e viveva di pesca a volte, con quel poco che poteva rimediare. Dunque qua vengono caricati dei muli. Si vedono raramente carri o carretti o carrozze, perché le strade, nella parte dei casi, non erano percorribili, per cui o, come vedremo più avanti, li caricavano sulla spiaggia e li portavano lungo la costa su per il Tevere a Roma, si dovevano portare a Roma, oppure li portavano con questi treni di muli caricati, che potevano fare anche viotte l'imperio, per cui anche strade non adatte, non carreggiabili, potevano essere utilizzate lo stesso. Qua questi sono raccoglitori di qualcosa, saranno cipogliari, non lo so. Questi sono bufali, di bufali ce ne stavano tantissimi, c'era proprio una grande azienda di bufali. I bufali non ce ne sono più. Oh, qua sopra vedete un'altra fila di uomini in per fare qualcosa? Quindi stanno raccogliendo il fieno. Questi venivano, nella gran parte dei casi, venivano dall'Umbria e dalle Marche. Non chiedetemi perché, non lo so, ma per secoli venivano da quelle zone lì per tagliare il fieno nella campagna romana. Infatti, nei paesi dei castelli romani è pieno di gran parte di marchigiani e di... Ah, è vero, come si chiamava? Ci stava Giovanni, uno che conoscevo qua, che c'era il ristorante a Lido dei Pini, quello è un marchigiano proprio, uno dei primi. Degli U, come si chiamava? Non so. No, non so, le Monteriù. No. Come sono diventati? Allora,
è un capitolo che ho comprato, se lo sono comprato, perché ci sono dei territori che allora, erano in alcuni casi erano di monasteri che nel corso del a iniziare dal 1200 hanno iniziato a vendere, perché cambia la situazione a Roma con Federico II di Svevia. Ma adesso non posso entrare in troppi, lui praticamente si prese gran parte delle tenute e le rivendette, comprò da monasteri le rivendette a famiglie romane. Lui è stato il primo a fare questa operazione per togliere il potere ai monasteri, ovviamente, per avere degli alleati nella nobiltà romana. Così è iniziata quella cosa. Ecco perché Frangipane diventa così potente improvvisamente, perché si sono venduti all'imperatore, poi dopo l'hanno tradito, hanno ammazzato il nipote. Ma voglio dire, inizia in quel momento, però andiamo fuori completamente fuori strada. Però queste tenute qui sono passate poi, in molti casi, a privati, e di Sforza Cesarini sono gli ultimi che le hanno comprate attorno alla metà del Cinquecento. Prima erano dei Colonna e poi erano, gran parte di queste le hanno comprate i Cesarini. Qui vediamo ancora i bufali, ci stanno sempre queste capanne, gente che gira, andiamo avanti, vabbè, là sopra ci sta, anche accanto a quelli che fanno il fieno, ci sta un sacco delle pecore, per esempio, ci stanno anche molto allevamento di ovini, ci stanno pure in un altro, se andiamo avanti ci stanno pure le gambe. Ecco, qua abbiamo ancora pecore, qua caccia la lepre. Oh, qua vediamo una aratura. Qua vediamo una aratura, erano sempre vette di buoi, non dico altro. E questa qui è Carroccetto. Dov'è qua il Carroccetto questo? Perché qua ci sta anche disegnato in piccolo un casale. Oh, molto interessante, qua ci sta anche una scena di caccia dentro a una macchia. Fra l'altro una delle grosse produzioni della campagna romana era il carbone, che ha portato per esempio Tomassetti a interpretare male un nome, ecco, vedete, non me ne sono ricordata una. Lui dice che Carroceto, che sarebbe l'odierna Aprilia, si chiama Carroceto perché lì c'erano i carri che portavano il carbone che prima prodotto a Roma. Innanzitutto a Roma il carbone lo portavano i muli, tanto che c'è tutto il carbone che era una tenuta che serviva per far pascolare i muli che portavano, eccoli questi, che portavano il carbone a Roma. Carroceto viene da cartuceto, da cardi, perché è una distesa di cardi. Come Spinaceto, per esempio, come la stessa Buon Riposo, che prima si chiamava Verposa, veniva, perché era una zona viperosa, che era un termine medievale per dire piena di spine, che era prima del monastero di San Gregorio, e poi passava al Frangipane, ma ai Frangipane aveva dato Federico II. Con la... No. Oh, io l'ho detto prima che non dovete prendere sempre tutto per ora colato, giustamente ci sono delle contestazioni che io colgo molto volentieri. Nel senso la donazione di Costantino è stata interpretata da Lorenzo Valle, che ha fatto un passo più elementi migliori. Quindi siamo stati, la... in più anche per causa delle divisioni giuridiche rispetto alla falsa donazione di Costantino. Allora mi deve spiegare, per falsa che sia, come mai certi terreni ancora oggi sono dei problemi. Poi possiamo discutere di possesso che fanno morti, perché c'era evidentemente c'era. Faccio mozione d'ordine, ho quasi finito, poi facciamo il dibattito. Perché vedo che state perdendo un po' l'attenzione. Vediamo le ultime cose. Ecco, questa è la cosa che dicevo prima, era pieno di pozzanghere in tutto il territorio, perché sono alcune zone dove il terreno era argilloso e quando piove si formavano queste pozze, queste piscine, come le chiamavano,
ed erano di solito piene di uccelli di passo, perché era l'acqua, era alta proprio nei periodi di passaggio. Anche qui si vede finalmente una carrozza, ma anche qua siamo già vicini, siamo a Lagogna, perché credo siamo vicini a qualche strada, per cui era possibile arrivarci tranquillamente con la, anche con la carrozza. Qui ci sta la caccia alle lepre, là ci stanno cinghiali al pascolo, là uno sta sparando alla teatra. Qualcuno ha fatto il legno, probabilmente perché c'era il diritto di raccogliere la legna. Andiamo avanti. Abbiamo quasi finito? Qua dove siamo? Cosignano, ecco. Cosignano qua, ecco, qua è carino perché vedete, non solo ci sta Arte. No, questo è, il disegnatore che ha fatto una veduta di Arte, diciamo, a parte, estrapolata dal territorio. Sì, ma questa qua lui ha isolato solamente, è così una decorazione, però è carino perché ci sta questa miniatura. Oh, qua scena di caccia. Ah, vedete, questa era per le quaglie. Con le reti, la caccia con le reti, le guardie, che era fra l'altro un divertimento. Vedete che c'è sta una signora, questa è una signora insomma di un certo livello, accompagnata dal suo cavaliere, perché era una cosa che venivano da Roma per vederla, e c'erano alcuni casini lungo la costa, lungo la spiaggia, che erano fatti apposta per venire nei giorni in cui arrivavano le guardie per raccogliere con le reti le guaglie. Era proprio una specie di spettacolo che si andava a vedere. Ce ne stava una dei borghesi, per esempio a Torbagnanica. Oh, andiamo avanti, credo che abbiamo quasi finito. Campo di carne, eccoci qua. Ecco qua anche si ripetono un po' le scene, anche se ognuna di queste tenute aveva. È quasi tutto posto. C'è sicuramente, ma adesso non saprei così. Vediamo. Vedete, anche qua. Ah, qua addirittura, guardate. Nel bosco ci stavano gli ungulati, cioè i daini che facevano la caccia con i cani, diciamo proprio le battute di caccia. E questa è tutta una zona che in parte il bosco ancora esiste. Oh, questo è... Vediamo se abbiamo finito, perché c'è solamente l'ultimo che volevo vedere. Ecco, questo è il mio riposo. C'è anche una zona, fra l'altro qua ci stanno i resti del castello, di cui non resta più traccia perché una cava l'ha completamente tolta di mezzo, ha fatto sparire completamente tutto il sito, c'è rimasta solamente una piccola cappelletta da una parte. E tutta la cosa che... Questa pure è descritta minuziosamente da Derini. Io so, per averlo letto da più autori, che dove stava il castello è stato dovuto. Andiamo a vedere questa cosa che è incredibile. Una cava enorme che è documentata dal 700. No, già nel 700 si raccoglieva con fonti d'archivio, poi esisteva il momento con l'allargamento ha fatto fuori il castello. Dicevo, questa Nerini pubblica il documento che descrive esattamente tutta la tenuta, e questo è interessante perché poi si riscontrano anche le cose su queste mappe. Oh, andiamo di corso perché abbiamo quasi finito, vediamo se ce ne sta ancora qualcuno. Vabbè, questo l'ho preso solo perché Campo del Figo è un nome che ancora oggi esiste, per cui vedete, questo era completamente arato, completamente lavorato. Questo è Torso Lorenzo. Sì, è un'altra, questa è un'altra, sì, perché in alcuni casi ci sono anche due cose. Andiamo avanti. Questo è Pian de Frassi. Cos'è?
Ecco, questa è l'ultima e poi vedete, avevo parlato all'inizio di San Lorenzo. Ora, la cosa interessante di San Lorenzo è che c'è qui questa casa che è una specie di magazzino del grano di non so che cosa, ed è interessante perché questo è probabilmente l'erede di uno degli edifici che esisteva qua già nell'alto medioevo, come c'era la cappella, la torre, c'era forse sotto qualche altra forma prima e poi è stata ricostruita dopo, c'è stato un casale comune qui e poi attorno a tutta questa zona ci sono un sacco di altri edifici che qua per esempio c'è scritto casale dove era il forno, cioè anticamente c'era addirittura un forno. E questo è un'indicazione che qui nel Medioevo c'era diciamo, un uso, ecco quello che dicevo prima, perché mi è venuto il dubbio che forse il nome Laurentina potrebbe avere a che fare anche con questa cosa, perché ci sono talmente tante tracce di uso attivo del territorio che poi non è un caso che ci sia una barchetta qui. Perché molti dei prodotti a portarli via terra era troppo pericoloso e troppo lungo e li portavano via mare e risalivano per il Tevere, arrivavano da Marmorata. E poi anche qui ci stava la torre, ci stava sempre la presenza da quando il Nettuno era diventato della Camera Apostolica, ci stavano degli esattori per conto della comunità di Nettuno, perché aveva il diritto, prendevano i soldi su tutto quello che veniva pescato, escluse le linee, credo. Questa cosa la devo rivedere, non sono sicuro. Però ecco, questo qui è oggi voi conoscete e sapete che cosa è diventata questa zona qui, ed è un vero peccato, perché forse non dico che la gente non debba andare al mare, ma perché ci debbano pure lasciare poi un edificio quando è finita l'estate, non l'ho mai capito, non lo capirò mai. Allora, se ci sono dubbi, uno già c'è. Meglio. No, io probabilmente non posso sapere tutto. Allora. Però faccio una premessa, non che non ne voglia discutere, però riportiamolo però all'argomento. Io lo spiego, la scuola è un fondamento, uno dei fondamentali della storia, cioè si chiama falsa donazione di Costantino perché fu creata in epoca tardo antica, alto medievale, più alto medievale, perché la filologia vede, diciamo, una mescolanza di linguistica barbara d'ottavo dopo Cristo nella falsa donazione di Costantino, insomma, perché serviva naturalmente alla Chiesa anche per giustificare una protezione di beni. Non è che la Chiesa non avesse di beni precedentemente, ma infatti quarto o quinto secolo queste masse che noi, lei mi ha colpito perché parlava della massa sentiliana, di cui io ho scritto su Ardea, io ho fatto un dottorato di ricerca su Ardea, quindi ho pubblicato un'onografia proprio su Ardea, ho raccontato anche queste cose del tardo antico, sono interessantissime. Lei ha fatto benissimo a dire che la vita qui non finisce con la caduta dell'impero romano, assolutamente no. Però bisogna stare attenti su questo uso delle fonti, perché appunto come diceva lei, no, è complicato poi destreggiarsi, bisogna essere degli specialisti. Io lo sono per questo, poi magari mi permetto ogni tanto qualche azzardata, anche qualche piccola, essendo una docente pacchettata. Cioè questa cosa qua della donazione di Costantino è utile a capire come poi la Chiesa ha giustificato delle appropriazioni che in parte c'erano per consuetudine, in parte poi erano derivate perché c'era stato anche qualche proprietario terriero che aveva lasciato. Cioè qui c'entra tutta la storia della religione, per esempio le prime forme di comunità cristiana nascono intorno alle case private, c'erano delle
domine praticamente, gli aristocratici che ospitavano. Quindi la Chiesa ha cominciato ad avere anche delle donazioni private, però poi a un certo punto deve consolidarle e giustificare. Questo è uno degli atti scritti. Quindi nel quarto o quinto secolo, cioè in epoca tanto antica, quando sembra che ci sia decadenza sul territorio, in realtà è vero che non c'era tutta questa decadenza, esistevano queste masse, no? Che avevano un casale al centro e poi intorno tutte queste proprietà agricole. Quindi questo è tutto vero, è documentato però più che da una falsa donazione di Costantino, da una fonte che si chiama Liber Pontificalis, dove esistono tutte le biografie dei papi in cui sono scritte tutte queste proprietà. Ora, noi poi abbiamo pure delle documentazioni epigrafiche, per esempio a Campomorto, a San Piero in Formis, sempre quello di cui si vedeva il Catasto Alessandrino, abbiamo visto che c'era un'iscrizione di un presbitero del III secolo d.C., antichissima quindi. Questa iscrizione naturalmente riporta il nome di questo presbitero, significa che lì c'era una comunità cristiana. Ma la cosa interessante è che poco prima, insomma, in epoca tardantica, noi abbiamo trovato materiale di IV-V secolo databile lì, e lì ci abbiamo scoperto dei Plute Longobardi di VIII-IX secolo. Ci abbiamo scoperto l'Opus Reticulatum che risale al II-III, quindi come diceva lei, c'è una continuità di vita. Pure queste masse in altre zone prendono una continuità di vita che poi cambia forma, come dire, giuridica, no? Giuridico-amministrativa. Ma che poi rimane, per esempio nel 600, questo è il Catasto Alessandrino, non sono nient'altro che le grandi proprietà terriere che si riaffermano nelle famiglie delle aristocrazie, ma un po' sono l'eredità d'epoca romana di queste grandi latifondi, tipo quello di Lucio Cesonio, che aveva il latifondo, guarda caso, proprio vicino al Fole Campo Verde. Quindi insomma, corsi e ricorsi storici, però bisogna stare un po' attenti a come ragionare. Quindi l'idea che non cade tutto dopo l'impero romano, assolutamente no, cioè cade l'impero romano formalmente, però il territorio c'ha una vita incredibile. Ecco. Vabbè, io accetto tantissimo queste cose, che conosco poi queste cose, ma io sono tra quelle poche persone che Vox Clamans in deserto dice che forse la redazione su cui si appoggia Balla chiaramente a queste interpolazioni, oppure ha problemi linguistici che la fa sembrare pazza, ma il Liber Pontificalis attesta quelle proprietà che probabilmente tra una trascrizione e l'altra possono essere anche state cambiate. Faccio l'esempio della bolla del 1181 di Gregorio VII, quando conferma i beni all'abbazia di San Paolo, riporta anche la lettera a Felice di Gregorio I tra le proprietà che vengono riconfermate, e riprende proprio le stesse identiche parole della lettera. Vuol dire che in questi documenti, mano a mano che la proprietà andava avanti, restavano sempre dei frammenti di documenti precedenti che a volte venivano anche parzialmente cambiati, per cui non è che ci sia qualcuno che si è messo lì, secondo me, e ha volutamente fatto un falso per affermare proprietà di cose che gli competevano o non gli competevano. Il problema è il documento che però le... Sì, ma a me interessa che il Liber Pontificalis si attesta, riprende, cita non solo, ma il Liber Censo, il libro di... Costantino avesse lui la proprietà dell'imperatore. Lui poteva disporre del patrimonio imperiale quanto gli pareva, anche fiscale, per cui restituisce i beni di Ciriaca che erano stati incamerati. Però dobbiamo ammettere che l'imperatore avesse un potere di possesso per quello del faraone, lui non era così. Lui disponeva dei beni, non dico che disponesse di tutto. Scusami, se no ti hai fuori tempo, perché io vorrei che parlassimo un attimo, questo parliamo poi al blu perché è molto interessante. Ci sono fra i superstiti domande? Allora, se c'è qualche domanda urgente sui temi agricolo,
Vabbè, allora io con questo ringrazio voi per tutti di avermi seguito. Grazie.